Ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Come ben avete potuto capire dal titolo, andrò ad unboxare un bellissimo volante della Logitech, l'ultimo nato in casa Logitech. Sto parlando del Logitech G923. Il G923 non è altro che una piccola evoluzione del G29, in quanto introduce il sistema True Force. Però purtroppo questo sistema di forza è introdotto solo in 3 titoli: Assetto Corsa Competizione, Gran Turismo Sport e Grid, se non sbaglio. Procediamo con l'unboxing. Ragazzi, troviamo un piccolo manualetto di istruzione. Alimentatore. Ragazzi, all'interno anche un bel adesivo che possiamo applicare anche sulla base del volante. Vediamo quello che più ci interessa, ossia il tipo. Abbiamo anche una ghiera centrale dove ci indica come nei volanti da corsa, dove ci dà un punto di riferimento di centratura del volante. Qui abbiamo anche una ghiera, diciamo ragazzi, praticamente è identico al G29. Qui al volante. Altra cosa, abbiamo anche qui un LED display, abbiamo vari pulsanti dove possiamo settarli a nostro piacimento in base al gioco, ovviamente. Questo volante inoltre ci consente di poterlo fissare anche su una base mobile, un playset o una scrivania, 2 leve di fissaggio. Quindi con queste leve di fissaggio qui possiamo tranquillamente posizionarlo su una scrivania. Questa è la pedaliera. Pedale dell'acceleratore, del freno e della frizione. Quando alziamo questa ghiera, la pedaliera ha più peso. Pedaliera è possibile fissarla su una base preset, quanto qui vanno le viti di fissaggio. Ragazzi, non mi resta che montarlo. Farò a breve un ulteriore video dove vi mostrerò quelle che sono le reali sensazioni che trasmette il volante in pista. Vi ringrazio per aver guardato il mio video, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao!